Beh sì, su questo tema non posso non intervenire perché diciamo, fra le pieghe di queste modifiche al bilancio è stato inserito questo articolo 7 sul quale ovviamente non posso tacere visto che fra le cause anche, come dire, del mio passo indietro come assessore c'è stata proprio una divergenza di opinioni su questo tema. Parlo dell'articolo 7. Contributo ai familiari di pazienti affetti da SMA1. Ovviamente, se si legge così, chi sarebbe contrario a offrire un contributo ai genitori di bambini affetti da questa terribile malattia? È ovvio che invece la questione è piuttosto diversa, perché come si legge anche nell'articolato, qui si parla di bambini per i quali non risulti possibile accedere a terapie innovative. Parliamo dunque di terapie innovative. Ora, in Italia la regolamentazione delle terapie innovative è una fra le più avanzate in Europa e nel mondo, cioè nel senso che il nostro servizio sanitario prevede numerosissime possibilità per pazienti di malattie rare o di malattie gravi per accedere a farmaci anche costosissimi che non si trovano nel prontuario farmaceutico. Esiste la possibilità di accedere come terapia compassionevole. Esiste la possibilità, la famosa legge di Bella, e attenzione, questo nome, il nome di Bella, deve farci suonare qualche campanello, perché l'Italia è il paese della terapia di Bella, l'Italia è il paese di Stamina e queste norme sono state messe in atto per tutelare i cittadini e i pazienti da pasticci come il pasticcio di Bella o il pasticcio Stamina. Esiste la possibilità di essere inseriti in piani sperimentali e le sperimentazioni, in questo caso nel farmaco in questione, il famoso Zolgensma, un farmaco che purtroppo è giunto agli onori della cronaca perché è il farmaco più costoso di tutti i tempi. Ma qui non stiamo parlando di costi, qui non stiamo parlando di soldi. Qui stiamo parlando di un principio che è il principio fondante del nostro Servizio Sanitario Nazionale ed è un principio che permette al nostro Servizio Sanitario Nazionale di essere equo e di essere sostenibile. Cioè il fatto che un farmaco per essere rimborsabile deve presentare un favorevole rapporto rischi-benefici. Rapporto rischi-benefici. Quando io prendo un farmaco, io cittadino, deve essere tutelato per sapere che i benefici che avrò da quel farmaco superano i rischi, perché ogni farmaco ovviamente non è scevro da rischi. E questo non lo decido io. C'è un organo in Italia che ci tutela, che tutela tutti noi, che si chiama AIFA, è l'Agenzia Italiana del Farmaco. E AIFA, attenzione, non è che dice un farmaco non è rimborsabile perché costa troppo. Vi ricordo che l'Italia è stato il primo paese in Europa a rimborsare la terapia per l'epatite cronica di tipo C, farmaco costosissimo. Non abbiamo lesinato un attimo a rimborsare quel farmaco perché quel farmaco aveva un rapporto rischi-benefici molto favorevole. Che cosa ci dice AIFA su questa possibilità? Cioè sulla possibilità di usare questo farmaco in bambini che hanno una forma molto avanzata di malattia, che sono addirittura tracheostomizzati, che non riescono più neanche ad essere autonomi nella deglutizione. Cosa ci dice AIFA? Perché noi abbiamo chiesto ad AIFA se potevamo utilizzare questo farmaco, se era giusto utilizzarlo e se era giusto rimborsarlo. Perché se ci avesse detto di sì non avremmo dubitato un attimo, come abbiamo già fatto in altri bambini pugliesi che sono stati curati con questo farmaco. Cosa ci risponde AIFA? AIFA è chiaro, ci dice i benefici attesi dalla suddetta terapia genica nei pazienti affetti da SMA1 con tracheostomia sono considerati pressoché assenti. Questo scrive il Comitato Tecnico Scientifico di AIFA, a fronte di rischi crescenti nei soggetti con malattia avanzata. Cioè il rapporto rischio-beneficio si ribalta, mentre è positivo nei bambini molto piccoli, si ribalta quando il bambino cresce, purtroppo la malattia avanza e purtroppo la malattia avanza. Nelle fasi avanzate i rischi superano i benefici e AIFA ci dice di non rimborsarlo non perché vuole risparmiare soldi, ma perché vuole tutelare quel bambino.
quei bambini che si trovano in quella condizione. Ed è una tutela per tutti noi. Ora, questo è un sistema di regole. È un sistema di regole che in democrazia deve essere accettato. Così come quando un tribunale, una sentenza della Cassazione, possiamo pure non essere d'accordo con una sentenza della Cassazione, ma si accetta e si applica. Perché altrimenti entriamo in un sistema sovversivo. Non siamo più in democrazia. Allora, queste regole, vi ripeto, servono a tutelare il cittadino in maniera che il cittadino abbia delle cure che abbiano un profilo, rischio, beneficio favorevole. Tanto che quando questo profilo c'è stato, noi non abbiamo lesinato, non abbiamo dubitato. Abbiamo immediatamente portato avanti questa terapia. Quindi questo è il principio che io in scienza e coscienza, da medico ovviamente, non posso accettare. Perché se lo accettassi farei venire meno un principio fondante del sistema sanitario nazionale. Cioè che il nostro sistema è solidale, il nostro sistema è equo, il nostro sistema è sostenibile perché ci sono queste regole. Perché ci sono queste regole. Poi, in base anche al metodo, scusatemi, ma nel momento in cui un ente dello Stato, quello che stabilisce la rimborsabilità, mi dice guardate, non è rimborsabile, se volete trovate voi un modo, no? E che cosa facciamo noi? Infiliamo in una modifica al bilancio questa norma, infiliamo una norma per prendere con la mano destra quello che la mano sinistra non ha potuto prendere, ma parliamo comunque di soldi dei contribuenti. E parliamo comunque di un principio, che è quello che vi dicevo io, che stiamo aggirando alla fine facendo cosa? Cioè, dobbiamo sostituirci a Facebook, alle collette sui social? No, un organo come questo non può sostituirsi alla colletta sui social. Perché vi ricordo che pazienti di questo tipo sono stati curati negli Stati Uniti, perché c'è un ospedale a Boston che cura comunque questi pazienti, hanno 5 bambini, tutti e 5, non americani perché gli americani non li hanno curati, erano stranieri che avevano fatto collette sui social, perché nessuno Stato aveva finanziato questa cura. Per questo principio, il principio che non dico io, è il principio che dice il comitato tecnico scientifico di AIFA, cioè un principio di precauzione. I rischi superano i benefici. Dunque, io sinceramente sono contrario, vi ripeto, voto no perché è sbagliata nel merito, minia alle radici un principio fondamentale. E poi, fra l'altro, crea anche un pericoloso precedente. Crea un precedente. Se andiamo a leggere, poi anche se leggiamo la norma, questo contributo per che cos'è? È per comprare il farmaco? Non lo si dice nella norma, perché è chiaro che questa norma sarebbe stata impugnata il giorno dopo se scrivevamo che questi soldi vengono dati per comprare il farmaco. Allora serve per supportare le terapie? Allora supportiamo le terapie di tanti bambini con malattie rare. Sappiamo, io quando ero assessore ho avuto il cuore straziato a dover dire alle famiglie pugliesi che avevano bambini con malattie rare non abbiamo i soldi per darvi le cure domiciliari. Allora, se noi veniamo meno a questo principio, cioè di utilizzare i fondi pubblici per la cura dei pazienti sulla base di regole precise, miniamo le fondamenta del nostro servizio sanitario nazionale. Ora, io vi ripeto, sono contrario sia nel metodo che nel merito. Sono molto contrario. E penso che abbiate capito anche dalla foga che non mi è consueta, chi mi conosce lo sa. Però ne sono state dette di tutti i colori e fra l'altro quello che mi dispiace è di dover fare questo ragionamento, che è un ragionamento di politica sanitaria, che può essere invece frainteso e strumentalizzato politicamente. Quindi, Presidente, quello che io anche le chiedo, se mi è consentito e se è consentito dal regolamento,
su questo articolo, visto che oggettivamente qui c'è da votare in scienza e coscienza. La scienza ce lo dice il Comitato Tecnico Scientifico di AIFA, credo che non si debba discutere. La coscienza è quella di ciascuno di noi. Quindi io chiedo se è possibile farlo a scrutinio segreto, in maniera che non ci possa essere nessuna possibilità di strumentalizzazione di tipo puramente di ragionamento politico di un voto così delicato. Grazie. Presidente Amati, prego. Signor Presidente, innanzitutto io ringrazio il Presidente Emiliano, ringrazio la Giunta regionale per aver inserito nel testo dell'assestamento di bilancio come iniziativa del Governo regionale questa disposizione. Li ringrazio soprattutto perché se ciò è avvenuto sulla base della scienza giuridica, che al pari delle altre scienze ha bisogno della prova, ogni qualvolta si agisce orientandosi con la scienza c'è bisogno di provare, e questo vale sia per le scienze naturali, così come vale per il diritto, la scienza giuridica. La questione, fuori dalla ridondanza o dall'associazione che questa vicenda ha avuto con una vicenda politica, è una vicenda fondata sulla scienza. Poi, per quanto riguarda la coscienza, è evidente che ognuno di noi è pronto ad assistere chiunque abbia bisogno. È fondata sulla scienza. E se fondata sulla scienza, che è stato il regolatore di tutta questa vicenda, è opportuno ricapitolare. Perché se non si ricapitola e si utilizzano gli argomenti a pizzichi e mozzichi, alla fine non si comprende qual è il substrato scientifico della vicenda. Io ho un unico dispiacere. In realtà non è un dispiacere, perché mi sono sentito in qualche modo riconosciuto per quello che sono. In una delle esternazioni del collega Lopalco, credo si riferisse a me, sono stato evocato con l'appellativo di politico locale. Io sono un politico locale. Io conosco proprio la località della politica, perché non conosco la supponenza del gesto politico. Noi tutti in questo Consiglio regionale siamo locali, anzi io sono addirittura condominiale, perché ogni mattina io e tanti colleghi consiglieri regionali ci posizioniamo nel condominio delle sofferenze umane e le tocchiamo con mano. E ci facciamo coinvolgere, è scritto nel libro, dei libri, cose, lui, chi è lui? Lui è autorevole. E perché? Che significa autorevole? Perché si fa coinvolgere. Quindi se lei, collega Lopalco, lo ha detto per disprezzare, le dico che l'ho recepito come un apprezzamento. Se l'ha detto per apprezzarmi, va il mio ringraziamento, e credo a nome di tutti, perché siamo tutti, e anche lei, nostro collega, politici locali. Ciò detto, che è una questione che attiene, diciamo, a un fatto meramente biografico, ricapitoliamo. Terapia genica Zolgensma, autorizzata dall'AIFA fino a un certo punto per bambini con età inferiore a 6 mesi. Motivo? Motivo di precauzione. Mentre in Italia era previsto per bimbi con età inferiore a 6 mesi, la Food and Drug Administration, altro ente regolatorio, e l'ente regolatorio europeo, scusate, io sono europeo,
Il sovranismo farmaceutico, farmacologico non mi seduce. Non avevano le stesse norme di regolamentazione. E in Italia si combatteva per spostare la somministrabilità e quindi la rimborsabilità da 6 mesi massimo a 13,5 kg di peso corporeo. Il motivo dei 13,5 kg di peso corporeo è perché, siccome viene usato un vettore che si chiama adenovirus, depotenziato delle sue funzioni originarie per portare l'informazione genetica, è chiaro che va commisurato al peso corporeo. Più è alta la dose di adenovirus e più potrebbero esserci controindicazioni nell'apparato epatico. E non sono un medico, ho consultato tutti i medici e i genetisti d'Italia, mi sono seduto davanti a loro come si fa con la scienza, loro hanno parlato e io ho imparato. La scienza non è democratica, c'è chi sa e chi non sa, e io mi sono seduto ad ascoltare genetisti, neuropsichiatri infantili, peraltro più voci. Quindi tutto quello che vi riferisco è perché ho imparato da loro con l'umiltà del metodo scientifico e con l'umiltà del metodo scientifico applicato alla mia estrazione culturale, cioè il diritto che è una scienza e che è il medesimo metodo. L'Italia a un certo punto modifica il requisito di accesso da 6 kg, da 6 mesi di età, a 13,5 kg. Sicché un bimbo pugliese, Federico, di Taranto, oggi non era possibile somministrare la terapia genica, non appena è cambiato l'apparato regolatorio, gli è stato possibile avere la somministrazione. Da un punto di vista clinico non c'era stata nessuna mutazione, da un punto di vista formale c'era stata una mutazione. Ora emerge subito ai vostri occhi quanto il profilo clinico era immutato, ma era mutato soltanto il profilo burocratico. Voi immaginate un po' qual è il problema degli enti di regolazione. Ovviamente questa vicenda nasce, e qui va il mio ringraziamento, la mia devozione nei confronti di una famiglia, che è la famiglia di Melissa, che fa esplodere il caso. E ci sbatte in faccia a questa realtà, così come ci ha sbattuto in faccia la realtà delle malattie rare, che poi noi abbiamo tradotto come consiglieri regionali in screening obbligatorio per la SMA, lo abbiamo istituito, funziona al di venere, poi come consiglieri regionali abbiamo approvato la legge sul sequenziamento dell'esoma in un paese in cui la genetica è un po' cenerentola. E quindi il mio riconoscimento e la mia devozione a queste famiglie che ci hanno detto e richiesto tutto questo. E quindi c'è stato questo mutamento di normativa. E tanti bimbi che si trovavano in quella condizione, cioè all'interno del peso corporeo 13,5, hanno ottenuto la somministrazione. Residuavano dei casi di bimbi tracheostomizzati, cioè una condizione avanzata, molto avanzata della malattia, che aveva già fatto spegnere tanti motoneuroni, perché questa malattia fa spegnere i motoneuroni e la terapia genica non cura, interrompe lo spegnimento, o meglio si spera che lo faccia, lo spegnimento dei motoneuroni. E residuavano questi casi, che bussavano forte alla nostra porta, alla porta del presidente Emiliano, che ne ha la rappresentatività e la potestà più alta di questa regione, e ci siamo sentiti interpellati. E abbiamo addirittura fatto una cosa che non si è mai fatta in questo Consiglio regionale. Abbiamo chiamato in audizione i rappresentanti, i medici della Boston, dell'ospedale pediatrico di Boston, e sono venuti qui in audizione. A domande specifiche, io ho pubblicato l'audio, ci è stato detto empowerment. Questa parola, empowerment, questa parola significa miglioramenti. Erano stati osservati dei miglioramenti.
Naturalmente c'era tutta una questione sulle cure all'estero. E siccome la scienza giuridica dice che ci sono delle direttive, se volete ve le cito, che consentivano la cura all'estero, il presidente Emiliano molto opportunamente decide di scrivere una lettera all'AIFA. Io plaudo la lettera all'AIFA e plaudo la condotta che è stata tenuta su questo argomento. Voi sapete che il presidente Emiliano, come dire, siamo due caratteri vivaci, ci vogliamo bene da un punto di vista personale, penso di poterlo dire, no? Sto parlando di me, dei miei sentimenti, non la voglio coinvolgere, parlo dei miei sentimenti. Però siamo due caratteri vivaci e la vivacità del carattere ci porta, per esempio, a dire, come in questo caso, ha fatto bene. Scrive una lettera all'AIFA, dice, guardate, io sono uno scienziato del diritto. Dice, non sono uno scienziato di scienze naturali. Mi fate capire che cosa devo fare? E l'AIFA risponde. L'AIFA risponde e dice qual è la regolamentazione italiana, ma noi lo sapevamo, non è possibile perché le stringhe AIFA impediscono di accedere per i bambini tracheostomizzati. Però a un certo punto AIFA scrive, poi vogliamo giudicare questa condotta di AIFA, vogliamo mettere in discussione il sistema regolatorio italiano, è materia politica su cui è pure giusto farlo. Ma AIFA scrive, andiamo al succo. Giova ricordare che l'Agenzia Europea dei Medicinali non ha previsto nell'indicazione autorizzata di inserire specifiche limitazioni nell'accesso alla terapia rispetto all'uso o meno di supporto ventilatorio permanente o alla capacità di declutire. Anche se nel paragrafo del riassunto delle caratteristiche del prodotto, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, ha ribadito che il medico curante, quindi si rimette alla scienza, alla prova scientifica, deve considerare che il beneficio è seriamente ridotto nei pazienti con profonda debolezza muscolare, ma si sa, anche io che non sono medico lo posso dedurre, e insufficienza respiratoria, nei pazienti in ventilazione permanente, nei pazienti non in grado di declutire. Il profilo beneficio-rischio di Zolgensma in pazienti con SMA avanzata, mantenuti in vita mediante ventilazione permanente senza possibilità di accrescimento, non è stato stabilito. Detto tutto questo, tenuto conto che è da considerarsi compatibile la somministrazione con l'indicazione autorizzata dall'EMA, tuttavia, vi diciamo che non è rimborsabile. Ultima frase. Rimane in carico all'equipe clinica multidisciplinare, il compito di stabilire se sia opportuno prevedere di effettuare tale trattamento. E nel caso in cui l'equipe specialistica di un centro di riferimento italiano considerasse il paziente idoneo al trattamento, sebbene al di fuori delle condizioni previste per la rimborsabilità del Servizio Sanitario Nazionale, non si ravvede comunque la necessità che tale trattamento venga effettuato all'estero, cioè si può fare in Italia. Anche la scienza filologica, oltre che la scienza del diritto, interpretando questa frase, la rende chiara, chiara. Ora, a quel punto, dice la giunta regionale, sì, dove sta la prescrizione dell'equipe multidisciplinare? Arriva la prescrizione dell'equipe multidisciplinare. Un autorevole centro italiano che si occupa di questa malattia, un'unità operativa di neuropsichiatria infantile, sentita l'equipe multidisciplinare, provvede a fare la prescrizione e fissa pure la data di ricovero. Ora, secondo scienza, lasciamo stare la coscienza dove ci siamo accordati che siamo tutti d'accordo, ma secondo scienza, al cospetto di una prescrizione di un'equipe multidisciplinare, cioè un neuropsichiatra infantile, non un ortopedico che scrive di neuropsichiatria o un neuropsichiatra che scrive di ortopedia oppure diciamo altre discipline. Un ente pubblico, un'amministrazione pubblica come la Regione, che fa? Dice, guardate, me ne infischio della prescrizione del neuropsichiatra infantile. Sì, è vero che lui capisce, ma io
penso che, faccio finta che non esiste questa lettera dell'AIFA, faccio finta che l'EMA non ha posto limitazioni, faccio finta che la Food and Drug Administration non ha limitazioni e mi attacco al precedente delle stringhe AIFA che dicono non per i tracker customizzati. Ma che scienza è giuridica? Che scienza è? Sarebbe questa? Cioè una scienza che nega la scienza della neuropsichiatria infantile, perché la nega, perché c'è una prescrizione di un neuropsichiatra infantile e che butta in politica, perché a questo punto di questo si tratta, un argomento di questa imponenza. Questa è la questione riassunta. Ora noi che cosa facciamo? Noi attraverso un'agenzia regionale disponiamo una somma di denaro e non è un escamotage, non è un trucco, è scritto lì, è evidente. Perché? Perché siccome non è rimborsabile, su questo nessuno di noi pone questione, qualora vi sia un'equipe multidisciplinare al di fuori del paradigma della rimborsabilità, l'agenzia presso la quale è incardinato il comitato per le malattie rare, cioè non è che viene scelta l'agenzia perché vogliamo trovare uno che ci metta la firma, presso quell'agenzia la giunta regionale, la regione da tempo ha deciso che c'è un organismo che si occupa di queste cose e anche della rarità della malattia, dei procedimenti off label, ma non voglio riempirvi la testa, cioè lì, è lì questo organismo. Dice la giunta regionale, siccome abbiamo lì questo organismo, con riferimento alla valutazione di una possibilità di intervento al cospetto di una prescrizione multidisciplinare, così come AIFA dice e così come la normativa europea recepita dall'Italia ribadisce, dispone la somma di denaro che AIFA non ha. Dov'è l'escamotage? Dov'è il trucco? Perché scamotaggio significa trucco. Dov'è il trucco? C'è un trucco, io mi autodenuncio a qualsiasi procura della Repubblica, a qualsiasi ufficio del pubblico ministero, sia contabile che magari penale, per un'ipotesi, diciamo, vagamente di abuso d'ufficio e di danno erariale affetto, almeno da colpa grave. Invece è lineare, parlando della scienza del diritto. Quindi per questo motivo io voto sì, per scienza e per la già detta coscienza. Ringrazio il Presidente Emiliano e il Consiglio regionale, ringrazio tutte le famiglie che ci hanno sbattuto in faccia e ci hanno fatto conoscere in maniera più forte rispetto a quanto prima non conoscevamo, diciamoci la verità, il problema delle malattie rare e anche la genetica medica, la grande prospettiva della genetica medica che abbiamo di fronte a noi, e respingo, e questa volta lo respingo perché la mia vita all'interno delle amministrazioni pubbliche è stata una vita sempre improntata alla prova scientifica, generando anche delle polemiche con i colleghi, e respingo l'accostamento, anche dialettico o vagamente dialettico, a stamina, della terapia genica Zolgensma con stamina o con la cura di Bella. Perché in stamina e di Bella stavamo, la cura di Bella, stavamo discutendo di una truffa, di un miscuglio di pozioni magiche non assistite da alcuna prova scientifica. Qui stiamo parlando di una terapia genica assistita da prova scientifica, su cui il dibattito della scienza ovviamente è di calcolare l'efficacia. C'è un medico in particolare che mi ha insegnato molte cose di questo, non cito il nome per non coinvolgerlo, perché ha una certa ritrosia, c'è uno scienziato, il quale mi ha detto, guarda, il ragionamento che si fa provando a racchiudere nel protocollo tutta la medicina è un ragionamento sbagliato. Perché se fosse così non avremmo bisogno dei medici e ci sarebbe un computer a dispensare i medicinali. Tieni conto, mi ha detto, facendomi venire i brividi, che i medicinali, i farmaci più innovativi, ci si aspetta che abbiano un'efficacia
del 10-15%, e poi la medicina è anche speranza. Perché se non fosse così, mi ha spiegato questo medico, se non fosse così al posto mio ci sarebbe un computer. E allora, con riferimento a tutte queste terapie, terapie innovative su cui stiamo calcolando, la scienza sta calcolando la sua efficacia, vedremo quel che sarà. Ma oggi c'è stata un'equipe multidisciplinare, un neuropsichiatra infantile che ha detto che alla luce delle risultanze cliniche che egli o essi posseggono è il caso di poter utilizzare questa terapia. La Regione Puglia o pubblicamente o segretamente ha soltanto il dovere di adempiervi. Ha soltanto il dovere di adempiere. Ed è un dovere accordato con la scienza, ripeto, perché c'è un neuropsichiatra infantile che l'ha prescritta, ed è un dovere accordato con la coscienza. Rare volte scienza e coscienza si uniscono e si alleano in questa dimensione indissolubile, come è accaduto per questa vicenda. Grazie. Beh.